Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Prima di incominciare vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanellina ed unirvi alla nostra community di Telegram. Nel video di oggi andremo a vedere in modo veramente semplice e immediato come convertire sull'exchange Binance una qualsiasi criptovaluta o euro in una criptovaluta scelta in pochi semplici passaggi. Andiamo a vedere questo tutorial dopo la sigla. Bene ragazzi, siamo su Binance, ovviamente dovete registrarvi e far convalidare il vostro account tramite il solito KYC. Una volta che siete sull'exchange, per convertire bisogna prima o depositare una criptovaluta o comprare una criptovaluta con euro o dollari. Supponiamo di voler effettuare un acquisto in euro, qua in alto a sinistra mettendo la lingua italiana, anche più semplice da capire, lo potete fare tramite deposito bancario o carta di credito o saldo eventualmente in cassa, quindi vuol dire se avete degli euro depositati direttamente sul vostro account. Io faccio carta di credito per velocizzare il tutto. Inserisco l'importo che voglio utilizzare per l'acquisto, metto 20 euro. Supponiamo che voglio comprare BUSD, che è la stablecoin di Binance. Cambio carta, metto la mia Mastercard, invio. No, in questo caso torno indietro perché mi ha preso Bitcoin, ma io voglio la stablecoin. Perfetto, 20 euro, confermo. Confermo di nuovo, metto il codice di sicurezza della mia carta. Ok, la procedura è in elaborazione. Adesso io tra pochi minuti avrò acquistato la stablecoin di Binance con 20 euro direttamente sull'exchange. Aggiorno la pagina, vado sul mio wallet. E qua in alto a sinistra ho il corrispettivo i 20 euro di BNB che ho appena acquistato. Qua tolgo la spunta, nascondo i piccoli saldi, così posso vedere tutte le criptovalute, anche le piccole porzioni che posseggo. Come vedete, in alto la prima criptovaluta che vedete è quella dove voi detenete più soldi in questa cripto. In questo caso BUSD è la mia prima criptovaluta perché ho 23,33 euro. Allora, per fare una conversione possiamo fare in due modi. Una volta che siete su questa schermata, se vedete qua a destra potete fare compra, deposita, prelievo o fai trading e converti. Volendo, se c'è il tasto converti, potete cliccare direttamente qui. Scegliete la criptovaluta che volete convertire, in questo caso BUSD. Qua in alto avete il totale disponibili e qua sotto potete scegliere la criptovaluta da scambiare. Quindi io volendo posso cambiare la stablecoin di Binance con tutte queste criptovalute in modo automatico e veloce. Nel caso non ci fosse in questo elenco una criptovaluta di nostro interesse, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare dalla sezione mercato e vedere se c'è la coppia da scambiare, ovvero supponiamo di volerla scambiare con una criptovaluta che non è in questo elenco. Cosa facciamo? Torniamo qua in alto a sinistra, clicchiamo su Binance, in questo caso andiamo su mercati. Vedete, queste qui sono le zone dove si possono anche dividere tramite DeFi, innovazione, Polkadot e via dicendo. Noi lasciamo zone, tutto, e andiamo qua a destra a cercare la criptovaluta che ci interessa. Supponiamo di volerla cambiare con Secret.
qua sotto cliccando e digitando secret vediamo che abbiamo la criptovaluta di nostro interesse. Clicchiamo sopra, ci porta all'exchange diretto, un pochino più complicato da vedere, ma veramente semplice da utilizzare. Ho fatto anche dei video in merito. E cosa notiamo? Che Secret in questo caso è scambiabile al momento solo con Bitcoin. Io però ho la stablecoin di Binance, quindi cosa faccio? Devo convertire, se voglio comprare Secret, i miei BUSD in Bitcoin. Quindi cosa faccio? Torno indietro. Due o tre modi diversi. Io cerco di farvi vedere quello più immediato. Vado su Trading, Converti. Ritorniamo alla schermata che vi ho fatto vedere poco fa. Scelgo BUSD, che è la mia criptovaluta. Metto massimo. In questo caso va bene Bitcoin, anteprima della conversione. Questa è la conversione. Perfetto. In questo caso io ho convertito BUSD in Bitcoin. Ora voglio andare a comprare Secret, che non c'è lo scambio diretto in questa coppia. Ritorniamo su Mercati. Clicco qua, ricerca del nome della criptovaluta, metto SCRT, che è il mio Secret, ma voi potete usare qualsiasi altra criptovaluta. L'importante è che è con la coppia cripto scelta Bitcoin. Clicco. Come vedete adesso c'è la coppia SRC, SCRT, Bitcoin. Io Bitcoin li ho appena ottenuti facendo la conversione. E cosa faccio? Vado qua sotto, compra, metto prezzo di mercato perché le voglio comprare immediatamente, metto la quantità di Bitcoin, quindi faccio 100% in questo caso, e come vedete qua sotto cambia a seconda di quanto percentuale di Bitcoin voglio utilizzare per il mio acquisto. Io metto totale, quindi 100%, con questa quantità io posso avere 8 Secret. Faccio compra. In questo caso ho acquistato i miei Secret. Per vedere se l'acquisto è andato a buon fine possiamo sia guardare qua in basso, perché come vedete qua su vendi in questo caso 7,99 Secret, oppure possiamo tornare indietro e andare su Wallet Spot. Qua in alto vedete che adesso la prima valuta che ho è Secret, perché ho convertito i miei Bitcoin in 7,99 Secret. Io in questo momento poi lo posso depositare altri secret, prelevare tramite un wallet esterno, fare trading, che vuol dire ritornare sulla coppia Secret Bitcoin o Secret Ethereum per fare il cambio, quindi vendere Secret per Bitcoin o vendere Secret per Ethereum. Questi diciamo che sono i passaggi per acquistare una criptovaluta e doverla scambiare con un'altra, sia che la troviamo nell'elenco Trading Converti, oppure se non è nell'elenco Trading Converti, come fare a fare uno scambio a mercato. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo piccolo tutorial e come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Se volete aiutarci e supportare il nostro lavoro, per piacere iscrivetevi al canale, condividete i nostri video e se volete, avete piacere, unitevi anche alla nostra community Telegram per supportare il nostro lavoro e darci anche una mano, soprattutto con i principianti che si avvicinano per la prima volta a questo mondo. Ma soprattutto se avete bisogno anche voi di aiuto, potete contattarci direttamente sempre su Telegram. Grazie a tutti per l'attenzione, ragazzi, noi ci vediamo domani per un altro video.